Il progetto PILE, PILE è un acronimo che significa promuoviamo le imprese lombardi eccellenti ed è stato varato e sostenuto dall'ente lombardo per la formazione di impresa. È un progetto molto vasto che ha come obiettivi quello di capire le eccellenze che ci sono in Lombardia nell'industria artigiana e nei professionisti dedicate all'energia e in particolar modo all'abitare, cioè come tutte queste eccellenze possono a migliorare e quindi avvalersi anche di nuovo progresso tecnologico, magari anche con agganci con iniziative presenti all'estero, e riversare tutto questo nel miglioramento della qualità dell'abitare in Lombardia. Questa mattina la visita era organizzata al Museion, che è il Museo di Arte Contemporanea di Bolzano. La motivazione della visita è legata al fatto che il Museion è uno degli edifici classificati Casa Clima, quindi edifici che sono energeticamente ecosostenibili. Siamo stati seguiti da un tecnico che ci ha spiegato come funziona il sistema innovativo di riscaldamento e raffreddamento dell'intero museo, mostrandoci sia dei disegni, dei progetti, dei pannelli illustrativi, ma anche proprio i veri e propri macchinari che fanno funzionare questo sistema innovativo. I cibi che abbiamo sulle nostre tavole fanno migliaia di chilometri, delle pere che arrivano dal Perù, l'aglio che arriva dalla Cina, piuttosto che carni che arrivano dall'Inghilterra. Quando il nostro territorio può esprimere tutto questo, ovviamente secondo una stagionalità. La commercializzazione ci ha abituato a qualche vizio, per cui abbiamo anche le fragole Natale, ma queste sono appunto vizi che si pagano in termini energetici. Abbiamo deciso di focalizzare l'attenzione sul momento della merenda a scuola e quindi ho diviso i ragazzi in quattro gruppi. Un gruppo si è messo proprio ad analizzare come è strutturata oggi la merenda per cominciare a pensare a come potremmo strutturarla diversamente, quali sono i problemi legati alla merenda così come oggi a scuola, proprio da un punto di vista dell'ecosostenibilità e del consumo di risorse energetiche. Siamo nella Cascina Gaggioli, che è un'azienda agricola nel Parco Sud, all'interno del Comune di Milano. È una delle circa 50 cascine ancora attive nel territorio comunale. E noi siamo una realtà biologica, l'azienda è coltivata secondo i dettami dell'agricoltura biologica, il che vuol dire senza l'uso di fitofarmaci, senza l'uso di diserbanti, senza l'uso di concimi chimici, senza l'uso di sostanze di sintesi. La nostra visita è cominciata con la stalla. Nella stalla abbiamo potuto vedere la presenza di circa 50 capi bovini, con anche dei vitelli, quindi abbiamo potuto vedere dove vivono, in una stalla quindi aperta, non chiusa, dove c'è una buona aerazione. Il nostro gruppo si è occupato dell'allevamento, in particolare abbiamo confrontato l'allevamento tradizionale con quello biologico. Abbiamo verificato che quello biologico comporta meno dispendio energetico e quindi è comunque più conveniente. Il turismo scolastico è ormai una bella realtà, è bello che i ragazzi vadano in giro a scoprire il mondo con i loro compagni di classe e con i loro professori. Ogni viaggio significa emettere della CO2, perché si sceglie un mezzo, tipicamente il pullman, più recentemente anche gli aerei, che sono ad alta emissione di gas serra. L'obiettivo è quello di cercare di proporre al liceo esperienze di viaggi di istruzione, uscite didattiche a basso impatto ambientale. In questo caso, infatti, essendo partiti col treno, abbiamo ridotto drasticamente le nostre personali emissioni di CO2, e l'attività svolta in quanto barcavela non produce CO2 in se stessa. A Colico abbiamo raggiunto il porto, dal porto, dopo una breve lezione introduttiva sulla teoria della vela, abbiamo iniziato a veleggiare, quindi utilizzando come mezzo di propulsione il vento, ci siamo diretti verso Domaso, siamo arrivati fino a Piona, abbiamo visitato Piona, poi siamo ritornati in barca fino a Colico e poi siamo scesi, abbiamo disarmato i nostri mezzi di locomozione.
Il MASO è un'esperienza, un viaggio nel tempo, laddove concentra delle tecnologie moderne come concezione, come filosofia, il risparmio, l'ottimizzazione, l'attenzione ai materiali naturali, ma antiche, perché tutti questi saperi sono i figli dell'esperienza empirica dei nonni e dei bisnonni che si trovano a dover ottimizzare l'energia in un posto anche un po' scomodo come l'alta montagna dell'Alto Adige. Benvenuti in questo nuovo, nostro nuovo edificio MASO Clima House Welcome, che è il primo in Italia certificato tale per motivi di sostenibilità, per motivi di costruzione, di materiali usati, per il monitoraggio delle energie naturali che facciamo settimanalmente. Riesce a mantenersi solamente tramite energie rinnovabili. Infatti, facendo il giro di questo MASO, è stato molto importante vedere come nella rimessa, diciamo, per gli attrezzi di coltura, addirittura sopra il tetto di punta di questa rimessa sono posti dei pannelli fotovoltaici che riescono a fornire un'energia di 12.000 kW. Io trovo che questi progetti, in particolare il progetto Pile in cui ci siamo inseriti, siano iniziative preziose perché mettono in contatto realtà diverse, ma che sono tutte realtà funzionali a uno scopo pratico, concreto, e credo che sia uno scopo che può veramente far crescere la maturità di questi ragazzi. Personalmente l'esperienza dell'uscita nel progetto Pile ha suscitato in me, oltre a interesse, anche comunque una sorta di soddisfazione, perché comunque non è usuale fare certe cose o certe attività per cercare di responsabilizzare gli studenti, comunque le nuove generazioni, quali siamo noi, verso un qualcosa che è più equo verso il posto in cui viviamo.